Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa serata. Ieri sera il Presidente del Consiglio ha detto che la democrazia è una cosa seria. Allora, siccome è una cosa seria, io volevo cominciare leggendo una frase di Calamandrei nel 1947, che diceva: nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza, il governo può esercitare per delega il potere ordinario, ma nel campo del potere costituente non può avere alcuna iniziativa neanche preparatoria. Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana. Forse il concetto di democrazia di questo sosia di Mr. Bean non è molto chiaro, allora glielo ricordiamo, perché hanno messo nella riforma del titolo quinto una parola pericolosissima che si chiama clausola di supremazia. Lo Stato si sostituisce in tutto e per tutto alle regioni, agli enti locali, per interesse nazionale. Noi in Campania l'abbiamo vissuto cos'è l'interesse nazionale. Nel 2008, quando prima Prodi e poi Berlusconi ci fecero quei regali di queste belle leggi che dicevano che gli inceneritori e le discariche erano siti di interesse nazionale, per cui noi dovevamo prendere le manganellate, stare zitti, e qualcuno deve decidere come io devo morire o come devo vivere. Io a casa mia voglio decidere per il mio futuro, voglio decidere tra le energie rinnovabili e la morte degli inceneritori e la morte dei biodigestori e la morte dei gasificatori e la morte delle discariche. Io voglio pensare al futuro, e per pensare al futuro voterò un no convinto per mio figlio e per i figli di mio figlio, mentre gli stupidi che non hanno capito che ancora una volta ci viene tolto parte della nostra sovranità voteranno sì come pecoroni. Non ci dobbiamo stare, dobbiamo riprenderci quello che dice la Costituzione, la sovranità popolare. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono l'altra portavoce al Comune, Francesca Menna. In pochissimo, in un minuto e mezzo, cercherò di dirvi perché votare no. Allora, se noi proviamo a pensare come è stata scritta la Costituzione, noi la capiamo. Provate a leggere l'articolo della Costituzione e ripetetelo a qualcuno. Non lo potete fare, non lo sapete fare, perché non si capisce niente. Quando una cosa è fatta per noi, ma poi noi non la riusciamo a ripetere perché non la capiamo, allora è una trappola, dobbiamo stare attenti. Allora, quando Renzi dice sì, il cambiamento fa cambiare, è vero, ma Renzi è stato quello che è riuscito a fare quello che Berlusconi non ha fatto. Ha fatto togliere l'articolo 18 dal diritto dei lavoratori, del licenziamento senza giusta causa, è quello che è riuscito a far spostare l'età del pensionamento, è quello che ha reso ancora più instabile il lavoro col Jobs Act. Allora, se sì significa cambiamento, a me questo cambiamento mi fa accapponare la pelle, mi fa paura. Allora ecco che io dico no, perché io devo decidere, devo essere io a decidere con il voto chi deve stare al Senato, e non mi vogliono dare questo cambiamento. Io lo faccio, ma in un'altra maniera. Dobbiamo chiaramente essere consapevoli quanto è importante votare no, per un motivo: come si va a comporre il nuovo Senato? Li prendono i consiglieri regionali dai sindaci e consiglieri regionali. Che significa? Io sono un consigliere regionale e se passa sì, io i senatori li potrò votare. Tu sei un cittadino italiano come me e se passa il sì non voterai più i senatori. Tu sei un cittadino italiano che non potrai più votare i senatori se passa il sì. Invece se passa il no, tutti noi insieme come popolo sovrano abbiamo il diritto di votarci no senatori. E questo è il primo dei punti per cui chiaramente votiamo no. Ma ve ne dico un'altra: dove li vanno a prendere i consiglieri regionali e i sindaci? Come se noi avessimo avuto queste grandi eccellenze di amministratori locali, quando in Campania abbiamo comuni commissariati per dissesto finanziario o per infiltrazione camorristica. Allora noi li andiamo a premiare con
l'immunità parlamentare, dove poterli intercettare per cui si arrestare, la magistratura andrà a chiedere il permesso all'organo del Senato, la politica che comanda la magistratura. Questa è la legalità che Renzi ci vuole venire a raccontare qui. Ma per quanto riguarda i consigli regionali, in commissione, quelli del PD, Forza Italia, non si presentano, poi è chiaro che si vanno a spendere la poltrona in Senato, ma facessero il loro mandato elettivo in consiglio regionale e si interessassero realmente delle esigenze dei cittadini e non pensare a quali modi utilizzare per portare avanti gli interessi delle lobby bancarie, multinazionali, assicurative. Dobbiamo restituire e garantire la sovranità popolare. Tutti quanti noi abbiamo il diritto di votare i senatori. Questo è il motivo per cui votiamo no il 4 dicembre. Grazie. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Dalila Nesci, una vostra portavoce al Parlamento italiano. Questo tour, lo dico anche a chi ci segue in diretta, ci sta decimando, perché siamo partiti da Aosta e le temperature del nord a noi del sud, perché sono calabrese, non fanno molto bene, quindi scusatemi per questa voce. Allora, perché approfittare di questi momenti dove dei parlamentari della Repubblica, dei portavoce a tutti i livelli istituzionali vi raccontano la verità su questa riforma costituzionale senza mediazioni, perché il nostro è un paese purtroppo che è semilibero per libertà di informazione. Sappiamo bene che accendendo la televisione o aprendo un giornale ci raccontano delle balle, quindi non ci resta che approfondire da noi e a noi portavoce vostri in Parlamento, in tutte le istituzioni, raccontare tutto. Allora entro nel merito di questa riforma e vi parlo brevemente della sanità, perché sapete bene quale speculazione su questo tema ha fatto la ministra Boschi, la Lorenzina, addirittura parlare della tragedia dei malati oncologici per racimolare quel che sì. Che pena che un ministro debba arrivare a questo per campagna elettorale. Bene, questa riforma toccherà anche questo tema perché centralizzerà la programmazione della sanità, ma lascerà comunque alle regioni l'incombenza di erogare i servizi sanitari. E allora qual è il dramma ulteriore che mette questa riforma? Che insieme alla clausola di supremazia di cui vi ha parlato Brambilla prima, che cosa succederà? Che sarà sempre più lontano lo spazio fra le regioni e lo Stato, si diminuiranno gli spazi di concertazione per il fabbisogno sanitario sul territorio, saranno loro dall'alto a decidere cosa serve a noi. E siccome già da anni che ci dicono di cosa abbiamo bisogno, specialmente noi del Sud, perché la Campania come la Calabria è una regione commissariata, in pieno di rientro, dove sono loro a dirci che siamo spreconi, mafiosi, bene, con i commissari non è mai cambiato nulla, perché non hanno toccato gli sprechi, non hanno di certo eliminato la criminalità organizzata che fa affari dentro la sanità, non hanno fatto nulla di questo. Anzi, abbiamo conteggiato soltanto a livello nazionale, dal 2012 al 2015 alla sanità sono stati tagliati 25 miliardi di euro. E nel documento di economia e finanze di questo governo, non di un altro governo, ne abbiamo conteggiati per oltre 10 miliardi fino al 2018. Allora voi capite che le conseguenze di questi tagli sono già sotto i nostri occhi. Tagli ai posti letto, blocco del turnover, le mancate assunzioni nella sanità, ne mancano migliaia di unità di personale e ancora si ostinano a non incentivare le assunzioni, a bloccarle. E che significa? Quello che già sappiamo, che stanno avvantaggiando in maniera subdola la sanità privata e ci sono 11 milioni di italiani che già non accedono alle cure sanitarie. Allora sappiamo già tutto, non ci devono dire più nulla, dobbiamo semplicemente votare no. E ricordo che questo è tutti i tagli al sistema sanitario nazionale pubblico, perché è proprio la sua dimensione essenziale pubblica che si è persa, perché si è persa la centralità del paziente, perché noi siamo sottoposti alla truffa dell'euro, perché ci hanno tolto anche la sovranità monetaria, per cui non si può investire, perché c'è il pareggio di bilancio, l'unica vera modifica che andava fatta alla Costituzione. Nulla di tutto questo viene toccato, ma solamente ancora la facilità di poter tagliare dall'alto senza preoccuparsi dei bisogni dei territori delle persone. Quindi votiamo no, perché non ci vogliamo più fare prendere in giro da questi personaggi. Grazie. Buonasera Napoli, io sono Luigi Gallo della Commissione Istruzione e devo dire un grazie a questa piazza, perché io credo che questa piazza sia una piazza coraggiosa, una piazza forte nel momento in cui tutti quanti noi abbiamo sentito che dall'altra parte chi sta lavorando per il sì sta lavorando con metodi
dove si inneggia un sindaco di Agropoli che è condannato per corruzione e si inneggia il sistema clientelare. Allora questa piazza è coraggiosa perché va contro tutto quello. Va contro tutto quello. Partiamo subito con un esperimento. Chi è che vota no? Alza la mano. Benissimo, quindi il lavoro in questa piazza è stato fatto. Quello che dobbiamo fare adesso è, mancano 14 giorni, dobbiamo stare 14 giorni a parlare con le persone, almeno una persona al giorno che non va a votare, la dobbiamo informare, perché se la informiamo automaticamente vota no. Io ho trovato fino adesso persone che quando gli faccio una domanda, perché voto sì, vota sì? Perché bisogna cambiare. Alla seconda domanda, io allora gli faccio sempre la seconda domanda. Cambiare cosa? Non lo sanno. Non conoscono cosa vogliono cambiare. È entrato solo con la propaganda, un messaggio in testa in cui dice che bisogna cambiare. Poi non sanno neanche loro cosa. Noi sappiamo benissimo cosa bisogna cambiare. Vi dico che qualche settimana fa sono stato a Catania e sono stato circondato con la mia collega da docenti. E questi docenti mi hanno raccontato tutte le angherie che hanno subito negli ultimi anni, tutto quello che subivano, le ferite con la loro famiglia, che dovevano essere trasferiti con un algoritmo impazzito. Io quando gli ho raccontato la battaglia che facevamo in aula, in Parlamento, loro si sono resi conto che parlavamo lo stesso linguaggio. Solo qualche settimana prima erano stati alla convention di Renzi, dove c'era stato lo stesso un evento del PD, e lì si sono trovati 100 poliziotti davanti a fermarli, quasi una marchettura d'uomo. Quando sono entrati dentro, hanno trovato il servizio d'ordine e gli hanno chiesto che mestiere fate. Loro hanno risposto siamo docenti e gli hanno perquisito le borse. Dopodiché li hanno guardati a vista perché chissà cosa avevano paura che un docente cosa potesse fare, quasi come se fosse l'ISIS, l'ultimo terrorista che arriva all'interno di una convention PD perché è un docente. Allora, queste persone hanno saputo vedere la differenza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, perché gli è arrivato un provvedimento del governo sulle spalle e hanno capito la differenza, così come l'hanno capito chi vive nella mala sanità, chi è stato truffato da Boschi, chi ha subito i problemi del Job Act. Allora, tutte le persone invece che non l'hanno capito perché non si sono trovate in questa condizione, noi dobbiamo dire due cose. Primo, fidati della tua intelligenza, perché se ti informi e fai il confronto tra le due riforme, tra le due costituzioni, automaticamente capisci che devi votare no. Secondo, se non ti vuoi fidare né del Movimento 5 Stelle, né del Partito Democratico, né di nessun altro, fidati dei padri costituenti, perché io non ho dubbio che tra Calamandrei, Saragat, Benedetto Croce, Einaudi e Alfani, Verdini, Renzi e Boschi, cosa scegliere? Non ho dubbi. Loro hanno costruito una struttura dello Stato che ci difendeva. Adesso loro vogliono costruire una struttura dello Stato che ci colpisce. Vi dico l'ultima cosa. Nel 2013 noi in Commissione Istruzione abbiamo portato una legge per la no tax area universitaria. Cioè non avere una tassa universitaria per le famiglie con reddito basso. Abbiamo discusso 3 anni. Nulla, hanno insabbiato tutto, abbiamo portato la petizione nelle università, migliaia di firme, l'abbiamo consegnata al ministro, abbiamo riportato la legge in aula, a quel punto non hanno avuto la faccia di bocciarla e l'hanno mandata in commissione. Oggi quella legge è un articolo della legge di bilancio, uguale alla nostra, quindi noi abbiamo prodotto la no tax area per i cittadini e l'anno prossimo i cittadini con reddito basso non pagheranno le tasse universitarie dopo una battaglia di 3 anni. Allora la casta ha paura di questo, ha paura dei cittadini che si occupano, come voi in questa piazza, perché la prossima volta ci sarete voi nelle istituzioni, che si occupano dei problemi quotidiani, gli pongono i problemi e vanno a risolvere, così. Adesso non 50 milioni non l'hanno potuti spendere per il golf, ma l'hanno dovuti spendere per i cittadini, per gli studenti universitari. A questo loro brucia. Perciò vogliono un potere ancora più forte al Senato, mettendo dentro De Luca tutti i consiglieri regionali e magari il sindaco di Agropoli. Noi a questo diciamo no.
Marie Muscarà, consigliere regionale. Allora, salve a tutti, sono velocissima perché lo sono sempre, quando poi parlo al pubblico sono ancora più emozionata e sarò più veloce. Ero indecisa se portare qui la testa della Bindi da una parte oppure un piatto di frittura di pesce dall'altra per convincere le persone a dire sì. Allora, a parte gli scherzi, il compito che noi abbiamo, perché questo referendum si giocherà a voto su voto fino all'ultimo momento, e le lusinghe che questi signori stanno preparando con gli abili convincitori, sicuramente l'ultima settimana saranno fortissime e faranno venire il dubbio a tutti quelli che ancora dicono sì, no, non saprei. Allora, siccome il popolo italiano, siamo fiduciosi, ha votato no al matrimonio indissolubile, ha votato no al nucleare, ha votato no alla privatizzazione dell'acqua e no anche alle trivelle, se non fosse che il referendum poi non è andato bene perché non c'è stato il quorum, fortunatamente in questo referendum il quorum non c'è, dobbiamo andare tutti quanti a votare e a votare sì, altrimenti con... Scusate l'emozione! E votare no, altrimenti il signor sì ce lo troveremo con la testa della Bindi da una parte e il piatto di frittura. Scusatemi ragazzi, scusate. Però eravate attenti, eh? Buonasera a tutti, io sono Vilma Moronese, vostra portavoce in Commissione Ambiente al Senato. Io voglio fare un esperimento con voi, breve, ma lo voglio fare subito. Se il Movimento 5 Stelle fosse al governo, voi che cosa ci chiedereste di fare? Quali sono le priorità per voi? Io credo che ci chiedereste di porre rimedio all'azione scellerata che questo governo ha perpetrato sulle nostre spalle. Ci chiedereste di occuparci di lavoro, di pensioni, di scuola, di ambiente, di dissesto idrogeologico, sicuramente di una legge anticorruzione che, visto il numero di politici campani arrestati, condannati, sicuramente qui più che altrove ne abbiamo bisogno di una legge anticorruzione seria. Quella di cui sono certa però, non ci chiedereste mai di stravolgere la nostra bella Costituzione in 47 articoli. Eppure ci troviamo in un paradosso tutto italiano. Abbiamo un Parlamento che è stato dichiarato illegittimo perché eletto con una legge elettorale incostituzionale. E lo dice la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Abbiamo un governo che, anziché svolgere il proprio ruolo di potere esecutivo, si è appropriato anche del potere legislativo. Abbiamo un presidente del Consiglio non eletto da nessuno, eppure questi stanno stravolgendo, stanno annullando i principi cardine della nostra Costituzione, la democrazia e la sovranità popolare. In che modo il trio Bassotti, Renzi, Boschi, Verdini, in che modo stanno perpetrando questa oscenità? Togliendo il voto ai cittadini. Voi non potrete più votare i vostri senatori, i vostri rappresentanti in Parlamento. E saranno eletti, saranno nominati. Nominati da chi? Saranno nominati fra consiglieri regionali e sindaci, quindi casta che nomina la casta. Fra l'altro questi nuovi senatori, una cosa gravissima, acquisiranno l'immunità parlamentare. La classe politica più corrotta del Paese la farà franca nelle inchieste della magistratura perché avrà l'immunità. Questa riforma, insieme con la legge elettorale, che cosa fa? Non fa altro che accentrare i tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, nelle mani di una sola Camera, che fa capo a una sola persona, il Presidente del Consiglio. Questo è un pericolo enorme per la democrazia in Italia. Allora, io vi pongo le vere domande per decidere come votare a questo referendum e non quello che si legge nel quesito referendario. Io lo chiedo a voi. Volete davvero rinunciare per sempre al vostro voto di votare i vostri rappresentanti in Senato? Sì o no? Volete davvero dare tutto il potere nelle mani di una sola persona che è il Presidente del Consiglio? Volete davvero dare ancora fiducia a questo governo che ci ha messo in ginocchio intere generazioni e le nostre vite, il nostro ambiente? No!
Allora Napoli, gridalo forte, come voterai il 4 dicembre? No! Anche io. Ciao a tutti. Ciao Andrea Cioffi. Allora ragazzi, volevo dire due o tre cose sul fatto che questo referendum è una truffa semantica, è una presa per il, in giro usando le parole. Avete sentito? Dicono che vogliono cambiare la legge elettorale col disegno di legge Fornaro-Chiti. Vai a vedere, questo disegno di legge non è depositato in Senato, non c'è, semplicemente non c'è. Perché quello che dicono loro è che faranno sì che i senatori siano eletti. Ma se questa schifezza di riforma viene approvata, non la possono presentare quella legge, perché sarebbe incostituzionale, in quanto i senatori sono eletti dai consigli regionali. E quindi è una truffa quello che ci vengono a dire. Ci vengono a dire che schizza lo spread, che era quella cosa di Berlusconi. Vi ricordate la storia di Berlusconi? Che ci piaccia o non ci piaccia quel governo, era un governo italiano, che mi sembra che sia stato fatto fuori da qualcuno che non era in Italia, e questo ci dovrebbe preoccupare. E ci dicono che schizzerà lo spread. Andiamo a leggere i rapporti di Credit Suisse, una banca svizzera, e di Standard & Poor's, quelli lì che fanno il rating, vi ricordate? E dicono che se vince il no, non succede niente. Ma guarda un po', qualcuno li sbugiarda che non è in Italia. E il quesito? Fantastico. Forse quando hanno fatto la riforma, la prima cosa che hanno fatto, hanno pensato: che scriviamo nel titolo? Senza che sia importante cosa c'è dentro. Era il titolo quello che era importante. Si saranno riuniti con un bello staff di comunicazione e cerchiamo di indovinare il titolo, perché poi la legge, la gente leggerà il titolo, non che c'è scritto dentro. E hanno scritto: volete ridurre il numero dei parlamentari? E chi è che non è d'accordo? Ma come lo fanno loro? Fa schifo, perché hanno ridotto il numero dei senatori non facendolo più eleggere, come ben sapete. E il numero della Camera rimane uguale, una sproporzione che fa sì che la Camera, eletta con l'Italicum, abbia uno strapotere. Quindi non è un equilibrio costituzionale, ma tutt'altro. Volete ridurre i costi della politica? Il caro Renzi ha detto che si risparmiava 1 miliardo. Poi è arrivata la Boschi e ha detto che si risparmiano 500 milioni. Poi è arrivata la ragioneria dello Stato, quegli sfigati della ragioneria dello Stato, che ha detto che si risparmiano 57 milioni. Forse Renzi prendeva 3 in matematica, semmai ha studiato matematica, la Boschi uguale, forse pigliava 3,5. Ma si possono risparmiare questi soldi senza cambiare la Costituzione? Ovviamente sì, bastava fare quello che abbiamo fatto noi, che non ci siamo presi i famosi 42 milioni di euro di rimborsi e abbiamo restituito 20 milioni. Se l'avessero fatti tutti, se fossero state approvate la legge che abbiamo proposto noi, si risparmiavano 87 milioni. Ma guarda un po', si possono fare queste cose senza cambiare la Costituzione. E allora che fanno questi signori? La vogliono cambiare. Perché la vogliono cambiare? Forse perché il Senato non più eletto può fare delle cose che gli eletti non possono fare? Quando nel testo originale della riforma si leggeva che il Senato aveva poteri rafforzati sui temi dell'Unione Europea, e in Unione Europea la funzione legislativa ce l'ha un organo non eletto, che è la Commissione, e poi deve essere verificato da un altro gruppo di non eletti che sono i senatori, che succederà quando ci vorranno imporre qualcosa di fortemente impopolare? Nessuno potrà controllare coloro che l'approvano. E vi rendete conto della truffa? Perciò questa cosa è una truffa, e perciò ci vogliono prendere per i fondelli, e perciò questi signori, se se ne vanno a casa, non fanno una lira di danno, e noi glielo diremo il 4 dicembre. Votiamo no. Paola Nunes. Sì, grazie, sono Paola Nunes, buonasera a tutti. È un momento importantissimo, il 4 dicembre
noi faremo una scelta che determinerà da che parte andremo nel nostro futuro. Ci vogliono portare verso il futuro della globalizzazione finanziaria e delle banche. Il professore Ugo Grassi ha detto: sembra che questa riforma non sia stata scritta dagli autori che la presentano. A me non sembra, io ne sono sicura. Ne sono sicura perché sappiamo per certezza che questa riforma è stata dettata dalle grosse holding finanziarie e bancarie in capo a tutte, la JP Morgan, che nel maggio del 2013 in una relazione scrisse a tutti i capi del sud dell'Europa che le loro costituzioni, frutto dell'emozione del post-fascismo, erano troppo democratiche. Ecco perché, riassumendo, noi ci troviamo con una riforma fatta da un Parlamento incostituzionale, detto da parte della Corte Costituzionale, perché eletto con un premio di maggioranza incostituzionale. Proposto dal governo che, secondo Calamandrei, giustamente non avrebbe neanche dovuto sedere nelle aule del Parlamento durante la discussione di una legge, la legge fondamentale che regola tutti i nostri rapporti come comunità e che deve essere proposta dal Parlamento, dove sono presenti trasversalmente tutte le nostre rappresentanze. Il Parlamento siamo tutti quanti noi, il governo è solo una parte. Ecco perché la funzione legislativa è data al Parlamento, ecco perché la legge fondamentale dell'Italia non doveva essere proposta, anzi imposta dal governo Renzi. Questa riforma è stata imposta perché non c'erano i numeri, non c'erano le convergenze, sono stati sottratti dei senatori dalla commissione, dagli affari costituzionali perché non erano d'accordo, o almeno in parte non lo erano. Senatori del PD che non erano d'accordo sono stati tolti e mandati via e sostituiti. Sono stati fatti scambi di interessi sicuramente e quindi movimenti di poltrone da un partito a un altro per arrivare a una votazione risicata. Quello che doveva essere la riforma più importante del nostro paese dal 47 è la riforma meno partecipata di tutte. Volevano cominciare con l'articolo 138 perché avrebbero voluto negarci questo referendum. Ma fortunatamente i deputati della Camera salirono sul Palazzo Montecitorio e impedirono questa cosa così nefasta. Oggi quindi ci troviamo, come diceva giustamente Cioffi, con una truffa, perché da una parte, come i grandi venditori di pentole ci mostrano delle falsità, le falsità sono il risparmio della spesa pubblica, non è vero, perché anche quei 50-57 milioni di euro che la Ragioneria dello Stato ha valutato non sono certi, perché il tetto dei rimborsi elettorali non è stato posto e chi deciderà sul tetto dei rimborsi elettorali, i rimborsi dei senatori? I senatori stessi, con una legge. E quindi probabilmente questo risparmio risicato non ci sarà. Non sparisce il Senato, l'abbiamo detto, e non c'è semplificazione perché si complica moltissimo l'iter legislativo. E quindi io vi dico un'altra cosa che ho scoperto in ritardo. Questa riforma in maniera paradossale, incredibile, è stata studiata addosso alla situazione attuale, quindi non una legge che deve durare altri 70 anni, ma una legge che è stata pensata per impedire al Movimento 5 Stelle una volta alla Camera di governare, perché il Senato, se domani vince il sì, sarà un Senato tutto PD e potrà, ricorrendo alla Corte Costituzionale, impedire qualunque legge che la Camera vorrà proporre. Sarà un asse infilato dentro le ruote del sistema legislativo per dimostrare in maniera fasulla che il Movimento non è in grado di governare.
quindi è stata pensata appositamente perché l'ostruzionismo del Senato sia forte e impossibile da contrastare. È scritto che se l'attribuzione di competenza che viene data al Senato sulle materie non si raggiunge con l'accordo dei due presidenti di Camera e Senato, si dovrà ricorrere alla Corte Costituzionale. Vi rendete conto come hanno complicato questa faccenda? E in più, se non mi fermano, vi voglio dire che entra a gamba tesa nell'articolo 117 l'Unione Europea come soggetto legislativo. E come ben sapete, neanche un referendum è possibile fare contro le leggi del Parlamento Europeo, perché noi non possiamo, già era previsto così. E adesso che questa l'ente Unione Europea entra con la lettera maiuscola nell'articolo 117, noi semmai volessimo, e dico semmai volessimo, fare una riflessione sull'opportunità di uscire dall'Europa, non potremmo farlo se non con una riforma costituzionale e col Senato tutto PD, non lo potremmo fare neanche se andassimo al governo. Questo è gravissimo ed è tutto scientemente studiato, e non avremmo neanche la carta di contrattazione con la Merkel, che di nuovo si candida. Non potremmo andare da lei a dire: signora, se non cambiamo questa Europa noi ce ne andiamo, perché lei ci dirà: e fatela la riforma costituzionale, perché non saremo in grado. Signori, entra la valorizzazione, che è una parola pericolosissima, anche dei beni culturali, la finanziarizzazione, entrano le assicurazioni, è tutto scritto nero su bianco. Attenzione al 4 dicembre, perché si fa la differenza tra prima e dopo. Grazie. Ciao Napoli, buonasera a tutti. Carlo Sibilia, portavoce vostro dipendente alla Camera dei Deputati. Voglio innanzitutto cominciare stasera a ringraziare tutte quelle persone che a Napoli e in tutta Italia, attivisti, cittadini che vogliono dare una mano al Movimento 5 Stelle, soprattutto per aver realizzato tutto questo, perché tutto quello che vedete, anche un semplice gazebo, anche una cassa, è fatta con i sacrifici propri, senza usare un euro di rimborso pubblico, perché siamo l'unica forza politica in Italia che ancora non ha rifiutato il rimborso, il finanziamento pubblico, gli unici in Italia. Ve l'hanno promesso tutti che avrebbero fatto così, che avrebbero rifiutato il finanziamento pubblico, ma oggi siamo rimasti gli unici a farlo. Siamo rimasti gli unici a non avere una scorta, a non avere le auto blu, ad arrivare in piazza con una metropolitana e con i treni intercity, mentre Renzi arriva a Potenza con il Renzicottero, che costa a noi italiani 175 milioni di euro in leasing. Questa è la pura differenza con questi personaggi, la capacità di poter stare insieme, di non avere più alcuna differenza tra noi e voi. È questa la grande rivoluzione del Movimento 5 Stelle, che se salisse uno di voi su questo palco a spiegare a tutti gli altri quali siano le proprie ragioni per il no, non ci sarebbe alcuna differenza tra un parlamentare e un cittadino, e questa è la grande rivoluzione che già abbiamo realizzato. È già un primo punto importante. E allora qui vi stiamo dicendo di tutto. Ragioni in quantità infinite industriali. Io sto girando l'Italia dalla Valle d'Aosta il 10 novembre e sto cercando uno che voti sì, perché sto facendo un'indagine sociologica, che mi dia un motivo valido per votare sì. Chiaramente che non siano le due fritture che offre Vicenza, due fritture De Luca alle persone per votare, e che giustamente induce, istiga a commettere un reato. Queste persone dobbiamo combattere con la clientela, anche per un referendum. E allora la cosa importante che dobbiamo percepire tutti è che oggi
stiamo parlando di cambiare la Costituzione con la clientela. Attenzione, non è un'elezione politica. Stiamo cambiando 47 articoli della Costituzione con scippa e penna. Sarà o sì o no, cambieremo 47 articoli. Quanti di questi ve li hanno spiegati? Quanti di questi vi sono stati spiegati? Quanti di questi vi hanno detto che cosa succederà una volta che entreranno in vigore, se mai entreranno? Ve lo faccio vedere io. Vi faccio vedere una cosa. Vi faccio capire come hanno pensato di tenere fede a uno dei loro capisaldi, la semplificazione. E cosa hanno a essere semplici? La Costituzione è troppo difficile. Ad essere semplice, più facile, dai, Renzi Smart, facile. Vediamo com'è la Costituzione oggi all'articolo 70. Dammi l'articolo 70 attualmente in vigore. Eccolo qua. L'articolo 70 attualmente in vigore è: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Nove parole molto semplici, stampate in Arial 84, potete farlo anche a casa, vi occupa più o meno una pagina a 4 in orizzontale. Ora, eccolo qui, questo è l'attuale articolo in vigore. Troppo difficile, due processi legislativi, passaggio Camera-Senato e doppio passaggio in caso di riforma costituzionale. Eccolo qui, oggi in vigore. Se vince il no, rimane così. Se vince il sì, vogliono semplificarlo. Oggi facciamo un esperimento insieme e vediamo come si fa a semplificare. Mi dovete dare una mano senza rompere l'articolo 70 che propone questa riforma. Eccola qui la riforma. Partecipate con noi e leggete l'articolo 70. Piano piano passatelo indietro. Questa è la riforma, piano piano, la riforma di Renzi in caso vince il sì, per semplificare l'articolo 70. Eccola qui. La semplificazione di Matteo Renzi e del Partito Democratico. Incredibile, eccoli qua. Da due, addirittura qua, non so, allora siamo, effettivamente qualcosa cambierà come vedete. Cambierà in una maniera molto semplice. Come in Inghilterra esistono i pollici, come in America esistono le yard, quando dovesse vincere questa riforma aveva una nuova unità di misura che sarà l'articolo 70, 8,6 metri di articolo 70. Questa è la semplificazione del governo Renzi. Ma qualcuno qui vi dirà, ma allora che è questa cosa? Che significa? Nove parole, mo ci vogliamo creare il problema se le parole sono nove piuttosto che 450, perché qui ci sono gli amici, i bravissimi amici di giornalettismo.com che fanno questi bellissimi articoli, no, che leggete in rete, fantastici, sul fatto che il problema siamo stupidi noi che ci preoccupiamo del fatto che le parole comincino, che ci siano più parole delle nove parole. Ma non è tanto le parole, è quello che c'è scritto qui dentro. Perché qui dentro si passa da due processi legislativi che abbiamo oggi a sette o addirittura a dieci. Quindi passiamo dal bicameralismo perfetto al bicameralismo perverso. E questa è la modifica della Costituzione che ci stanno proponendo. E io ho capito però perché è stato fatto. E me l'ha spiegato il ministro della cultura Franceschini, che è andato l'altro giorno in televisione, sostenitore del sì, del nostro governo, il governo italiano. Il ministro Franceschini ci dice: ma questa riforma non la dovete capire. Ha detto così, non me lo sto inventando, verificate. Ha detto, mi confermano qui dalle prime file, Franceschini è andato in televisione e ha detto: voi cari cittadini, questa riforma non la dovete capire, mica la dovete capire. Questa riforma deve produrre un effetto. E adesso vi facciamo vedere anche qual è l'effetto che deve produrre questa riforma. Purtroppo io metto su una presentazione, perdonatemi un po' la banalità e la banalizzazione, però io sono veramente stufo di vedere questa gente tutti i giorni in televisione a fare pagliacciate, qualche pagliacciata, per parlare con i pagliacci me la voglio consentire pure io, se permettete, scusate, no? Perché veramente non se ne può più, non se ne può più. Allora, questo è il motivo ancora più grave che potrebbe accadere, che potrebbe spingervi a votare no se siete indecisi. Ed è quello che succederà in caso dovesse entrare in vigore l'articolo 57, stiamo ancora arrotolando l'articolo 70, pensate quanto era lungo, l'articolo 57 di questa riforma, se dovesse entrare in vigore, produrrebbe un Senato
con 57 senatori provenienti tra i sindaci o i consiglieri regionali del Partito Democratico. E quindi tra questi ci potrebbe essere anche Vicenzino e Due Fritture De Luca, che magari invece di dire alla Brindi la vorrei uccidere, la uccide veramente, tanto c'ha l'immunità parlamentare, che gliene frega a lui, continua a fare quello che ha sempre fatto con l'immunità parlamentare, tutto tranquillo, continua ad andare avanti, magari avrà in questi giorni qualche problemino per la sua istigazione a delinquere, che in questi giorni ha chiesto dei sindaci. Però con l'immunità parlamentare si salverà, quindi questa gente si sta fregando le mani, si sfrega le mani, non vede l'ora che arrivi il 4 dicembre per far vincere il sì. Ci saranno 57 senatori del Partito Democratico, 28 del centrodestra, 5 di altri partiti a caso e 5 del Movimento 5 Stelle. Questa non è fantascienza. Questo è scritto all'articolo 57 di questa riforma. Lo stiamo mostrando in tutta Italia e nessuno lo ha mai smentito, perché non si può smentire. Perché questi sono i numeri. E allora un partito che avrà circa il 30% prenderà il 57% del Senato della Repubblica. E questo è un sovvertimento della volontà democratica che noi non ci dobbiamo permettere. E noi dobbiamo votare no anche per questo motivo. Anche per questo motivo. Quindi se qualche indeciso ha bisogno di un motivo per cui votare no, eccolo qua un motivo. Perché a me potrebbe anche essere stato bene che andava a finire così. Però non se a proporre questa riforma è il partito che oggi sostiene il sì e che trarrà maggior vantaggio da questa riforma. Perché questa è una truffa bella e buona. Allora, questi motivi... Ce ne sono migliaia di motivi ancora che potremmo raccontarvi, ma non voglio farvi perdere più di tanto tempo. Una cosa che voglio chiedere, voglio dire e comunicare agli indecisi. Leggetela questa riforma, non fatela diventare una cosa politica. È vero che Renzi ormai, diciamoci la verità, porta pure un po' sfiga, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Parla della sonda Schiaparelli e si schianta la sonda Schiaparelli. Fa la campagna per Hillary e vince Trump, quindi alla fine capite che il soggetto ormai ogni cosa che tocca diventa fango. Allora, ha toccato i diritti dei lavoratori con il Jobs Act e ha distrutto i diritti dei lavoratori. Ha toccato i diritti dei risparmiatori e ha salvato le banche invece di salvare i risparmiatori. Ha toccato i diritti della scuola, con la buona scuola, e ha offeso i dirigenti scolastici, ha offeso i professori, ha offeso il mondo della scuola. Adesso sta toccando anche la Costituzione. Io credo che l'unica risposta che dobbiamo dargli di 2 anni e mezzo, 3 anni di governo scellerato, sia una grande risposta di no all'interno delle urne il 4 dicembre, è veramente riempirlo di no e farlo tornare a casa da dove è venuto. Noi lo andremo a tirare giù da quella sedia il 5 dicembre se dovesse vincere il no. Grazie a tutti, passo la parola a Sergio Puglia, che è qui, che mi faceva da spalla, grazie. Da Valletta. Allora, buonasera, sono Sergio Puglia, e mo tengo 44 anni però. Allora, bene. Allora, io ovviamente in questa sede non è che posso parlarvi in maniera tecnica di questa deforma della Costituzione. Sì, deforma, ovviamente qualcuno mi sta guardando, ma come, quella la chiamano riforma? No, voglio porta male, perché c'è stata la riforma Fornero e non è giusto buono. La riforma della scuola, peggio e peggio. Riforma del Jobs Act, riforma costituzionale, subito ferro. Ammaducca subito ferro, perché ogni volta che questi signori chiamano qualcosa riforma è qualcosa che deforma. Però a differenza delle altre, noi qui abbiamo la possibilità, perché i nostri padri costituenti, cioè quelli che si sono fatti uccidere per noi, abbiamo la possibilità all'articolo 138 della nostra carta costituzionale, quindi non è che ce l'ha regalata Lenzi come ha fatto credere ai cittadini, abbiamo la possibilità di esprimerci con il referendum, che è l'espressione popolare. Fortunatamente c'è ancora la sovranità popolare, la vogliono toccare, ma in questo caso ce l'abbiamo ancora, anche grazie al Movimento 5 Stelle che salito sul tetto. Vi ricordate 3 anni fa quando volevano togliere l'articolo 138? Che era questo, cioè questo che noi oggi possiamo fare, possiamo dire no iat ven a questi signori. Bene,
Quindi abbiamo questa possibilità. Ma andiamo un po' più a fondo, perché è giusto che qualche cosa ce la diciamo, anche un po' più tecnica, anche per aprire gli occhi a noi stessi e agli altri. Il quesito referendario, effettivamente, voglio parlarmici chiaramente, il quesito referendario è fantastico, è bellissimo, è veramente come Amile e Biancaneve, uguale, bella, rossa, grande, bella proprio. O problema è che se da magna, perché quello che c'è dentro anche alla deforma costituzionale può veramente andare a intaccare la sovranità popolare. Perché così come è bello sentire riduzione dei parlamentari, a Mela Rossa, Magnatella, vieni, dici sì, dai il morso. Così anche è bello sentire appunto riduzione dei parlamentari. Però quello che non dicono è casta oblena, che riducono i parlamentari eletti dal popolo e li sostituiscono con 100 nuovi parlamentari eletti dalla casta, solo da loro, cioè il popolo non li potrà più votare. Cioè questi signori praticamente hanno capito che se lasciano al popolo la possibilità di votare, o popolo e caccia fuori, allora loro dicono, vabbò, sai che c'è di nuovo, almeno una camera ce la pigliamo noi, poi l'altra camera poi si vedrà. Allora è questo il grande problema. Loro si sono fatti una polizza assicurativa, purca, si sono fatti una polizza assicurativa tutta loro, che è il Senato della Repubblica, perché qualsiasi cosa succede, comunque loro hanno il Senato, quindi i cittadini si possono sbattere come voglio. Volete che noi usciamo? Non usciremo, perché comunque abbiamo il Senato della Repubblica, un Senato della Repubblica che poi tra l'altro, se qualche cittadino possa via scetà, perché ci stanno a cominciare a scetà, e fortunatamente ne sono tanti, che cosa succede? Che nel momento in cui capisce che gli stanno togliendo per sempre il diritto al voto, loro cosa fanno? Minimizzano. No, non ti preoccupare, è vero che ti sto togliendo il diritto al voto, però il Senato non conta nulla, non dà la fiducia, non ne ho vera. Non ne ho vero, perché il Senato avrà dei poteri enormi. Avete letto avete visto l'articolo 70 passare? Ecco, quelle sono tutte le competenze del Senato. Ne sono 20. E tra le tante competenze ci sono i trattati europei, c'è la Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè praticamente questi consiglieri e sindaci in cerca di immunità parlamentare che a tempo perso vanno lì in Senato, hanno un potere enorme. E quindi che cosa succederà? Che la Camera dei Deputati, votata dal popolo, magari vuole qualcosa che il popolo vuole. A questo punto cosa farà? Proporrà questa modifica magari della Costituzione, una a caso, via i corrotti dalla politica, oppure immunità parlamentare, via. In questo caso, secondo voi, questi senatori eletti dalla casta, che faranno? La bloccheranno subito. Oppure un'altra cosa che noi vogliamo, nel momento in cui una persona si candida con una forza politica, entra dentro e cambia casacca, sarà de a gas. Allora, che cosa succederà? Questa è una modifica costituzionale. Servirà il Senato. Siccome servirà il Senato, ed è il Senato della casta, non più dei cittadini, bloccherà anche questa riforma. Allora noi abbiamo la possibilità, attraverso la democrazia italiana, di mandarli a casa. Perché badate bene che questa volta noi stiamo per votare, ed è un voto storico, veramente siamo ritornati al voto storico del 2 giugno del 1946, quando gli italiani decisero se volevano la Repubblica o la monarchia. Noi vogliamo la Repubblica, no Yad Vashem! Chi c'è? Ah, è venuta direttamente dal caldo salentino, è la nostra Barbara. Barbara, buonasera, grazie della tua presenza, così alta, ovviamente vicino a me, giustamente sono tutti un po' alti. Barbara, buona serata, grazie. Grazie a te Sergio, grazie a tutti, buonasera Napoli, io non ci sono ancora mai stata qui. Beh, allora oggi abbiamo un Renzi
bello ringalluzzito per i numerini che ci ha dato l'Istat. Soltanto c'è un piccolo particolare. Noi ricordiamo che tutte le istituzioni finanziarie l'anno scorso davano in crescita l'Italia dell'1% solo ed unicamente per i fattori esogeni, tra cui la politica monetaria espansiva di Draghi. Governando, Renzi è riuscito perfino a frenare i fattori che non dipendono da lui, cioè persino quelli, è riuscito proprio a mettersi davanti al treno dei fattori esterni e bloccarli. Tanto valgono le riforme di Renzi. Tanto hanno parlato della riforma del Jobs Act, della scuola, della pubblica amministrazione. E guardate, Renzi non sa fare neanche lo scambio politico elettorale senza mentire, perché è venuto qui da noi al sud, è andato in Sicilia, è venuto da me in Puglia, credo che sarà passato anche da qui, ha firmato il solito patto, il patto con Napoli, il patto con Bari, i patti per il sud senza soldi però. E allora che cosa ci ha detto? Hanno cominciato a tuonare, ma per il sud ci sarà la decontribuzione totale, io ve la concedo perché sono buono e sono grande. E no, non è così. E io ho chiesto anche una rettifica al TG1 e sono riusciti a farmi fare una dichiarazione da 15 secondi e mandarne 5 su 3 giornali diversi, su 3 reti diverse per non far capire nulla. Questo hanno fatto alla RAI. E allora perché? Perché la decontribuzione totale c'era per il sud dal 1990 e lui l'ha tolta e valeva più di quella che mette lui a spot anno dopo anno, valeva di più. Dall'anno prossimo non avremo più nulla e al nord non hanno già più nulla. È inutile che viene qui a darci ancora le mancette al sud. Noi vogliamo liberarci dalla cappa che ci ha messo con l'aumento delle tasse, altro che 80 euro. Noi vogliamo respirare da soli, che se ne vada, che se lo dimentichi il sud, perché lo scippa, lo danneggia. I fondi coesione e sviluppo, quelli che per l'80% l'Europa dà perché vengano spesi per le zone svantaggiate, quali il sud, li ha fatti arrivare tramite la decontribuzione a marchionne. Non va bene così. Noi vogliamo aiutare le nostre piccole e medie imprese, gli artigiani, i professionisti, gli operai, gli impiegati, sono quelli la scocca del nostro paese, non sono marchionne con cui va in televisione a dargli la barca sulle spalle a dire bravo marchionne, grazie, bravo marchionne, grazie. 16 miliardi ci è costato, è costata la fiscalità comune marchionne, e così sono brava pure io a fare il grande imprenditore e andarmene in America, è bravo. Ci sarebbero tantissime cose da dire, tante ne fa. Nella nuova legge di bilancio c'è anche, guardate, uno dei favori che sta facendo le multinazionali del farmaco, per esempio. Perché a questo mi aggancio a quell'enorme bugia con cui dicono che ci sarà la salute per tutti, che sarà garantita la stessa assistenza. Allora, ce ne sono due cose gravissime che riguardano la sanità e sono tutte responsabilità del Partito Democratico e di Matteo Renzi. La prima risale alla sua prima legge di stabilità, di cui si vedranno gli effetti dal 1 gennaio del 2017. Ci saranno 4 miliardi di tagli alle regioni, di cui 3 miliardi e mezzo alla sanità. Nel 2018 5 miliardi altri di tagli, 4 e mezzo alla sanità. Nel 2019 altri 5 miliardi e 4 e mezzo alla sanità. Da qui passa l'efficienza, dallo scippo. Per questo non potremo avere una buona assistenza. Non perché mi deformi la Costituzione, ma perché mi togli i miei soldi, perché io sono costretto a pagare le tasse due volte. A pagare le tasse per avere un servizio sanitario nazionale pubblico e a pagare le tasse quando devo andare dal privato per non morire o quando devo andare a Milano per farmi operare. Questo è Renzi. E poi c'è l'altra. È fresca fresca di quest'anno. Eh sì, perché ci sono dei farmaci equivalenti biologici. Molte regioni, proprio per ottemperare e cercare di far pesare quantomeno è possibile questa mannaia che arriva da questi tagli, stavano cercando di acquistare quelli anziché il farmaco originale. Eh no. Allora lui ha fatto un bel comma nella sua legge di bilancio. Andate nelle sedi del PD e chiedete conto di questo, di questi tagli e di quello che sta facendo, perché ha fatto una norma per cui
il prezzo minimo del farmaco equivalente deve essere il massimo di quello originale. Vuole inginocchiare la sanità pubblica, altro che più diritto alla salute con la nuova Costituzione. È una menzogna, di questo deve parlare Renzi. E non deve parlare dei nostri collaboratori, dei soldi pubblici. Siamo tutti a disposizione per sbatterli in faccia i nostri bilanci trasparenti. Siamo tutti a disposizione, c'è il sito di rendiconto per vedere quanto non restituiamo. Dove vanno a finire i soldi dei rimborsi pubblici del Partito Democratico? I soldi dei parlamentari del Partito Democratico al partito? Noi facciamo tutto da soli. Non può insultarci su questo. Sarebbe meglio che pensasse ai suoi amici che ha sistemato. Pensate che ho fatto un'interrogazione che naturalmente ancora non mi hanno risposto. Allora il suo amichetto, hanno fatto un accordo con la Cina per fare una piattaforma online in cui, attraverso la quale i nostri piccoli imprenditori possono vendere anche in quel territorio sconfinato che è la Cina. Però per farlo devono passare dall'amico Carrai di Renzi. Su questo deve rispondere. E su rimborsi di Banca Etruria che ancora non si possono dare perché mancano i decreti attuativi. Di questo deve rispondere agli italiani che ha truffato. Altro che riforma costituzionale. È vero. È vero quello che noi diciamo, bisogna entrare nel merito della riforma costituzionale, però guardate, lasciate, io questa volta sono in dissenso. Votate no per mandarlo a casa, il giorno dopo se ne deve andare a casa, perché ha fallito tutto, tutto. Dobbiamo dargli la spallata perché questo ci porta alla miseria. Grazie, io non so chi devo lasciare la parola, a Valeria. Grazie tante. Buonasera a tutti e grazie Napoli. È bellissimo vedere questa piazza piena che una sera, anziché andare in giro a fare altro, sta qua a parlare di politica con la P maiuscola e di Costituzione. Almeno di questo dobbiamo rendere grazie a Renzi, che quando ha fatto questa schiforma costituzionale non immaginava che avremmo riempito le piazze di tutta Italia di cittadini che vogliono riprendersi la loro Costituzione e questo Paese. Allora, fino ad oggi, anzi fino al 15 di novembre, noi andavamo in giro nelle piazze e cercavamo di spiegarvi quali erano le vere ragioni che stavano dietro al sì al referendum. Vi chiedevamo di avere fiducia in noi, di quello che vi dicevamo. Adesso non c'è più bisogno di questo. C'è Vincenzo De Luca che in un incontro a porte chiuse con 300 tra sindaci e amministratori ce lo ha spiegato dalla sua viva voce quali sono le ragioni per votare sì. Per favore, mandiamo l'audio. Ascoltate. Porta a votare. Io sarei per mettere un po' fra parentesi tutte le cose per queste 2-3 settimane e dedicarci solo a questo. Ma guardiamo uno notoriamente clientelare come Franco. Uno notoriamente clientelare. Bene, come Cristo comanda. Sa fare la clientela bene. Divina, ragazzo, ma... queste cose belle. Allora, quanti sono il 50% degli elettori? Quanti sono? 7.000, 6.000, 5.000? Come? 8.000, beh, l'impegno che assume formalmente qui davanti a voi Franco Alfieri è di portare a votare. Sta chiedendo di fare clientela per il sì, ascoltatelo, è il presidente di questa regione, indegno presidente. Ma voi, allora, mo vedi tu come Madonna devi fare, offri la frittura di pesce, agropo, che dice che c'è il bacino da lì, le parti, idiota, fai il cazzo tu, ma tu devi portare 4.000 persone a votare. Se ne porti uno in meno di fronte al popolo qui che se sei condannato, non vada giù a caccia, a pesca, a caccia, non dove sono da giù, sei condannato. Queste cose organizzate, ascoltate, per blocchi, non dispense. Quindi i centri professionali, mondo delle imprese, fare l'elenco dei 10-20 imprenditori che uno chiama sul piano dell'amicizia, sul piano del rapporto personale, dell'amministrazione. Sul piano dell'amministrazione chiede di usare i rapporti istituzionali per fare clientela. Non ci facciamo prendere in giro. Tu se vuoi dare una mano, dai una mano. Però mi devi dire quanti voti. Mi devi dire quanti voti porti. Signori, questo è il presidente della regione Campania che a porte chiuse
induce alla clientela vergogna. Questo audio stanno cercando di insabbiarlo in ogni modo, non ne parla nessuno, perché una cosa del genere in un qualunque paese civile farebbe allontanare, non dalle istituzioni, ma dalla vita politica, una persona così. E invece Renzi va in televisione e lo loda perché dice che fa la lotta alla criminalità organizzata, però si è fatto eleggere coi voti dei cosentiniani e adesso fa clientela con degli amministratori locali. Allora, noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia. 3 giorni fa Caldoro ha annunciato timidamente che forse Bocchi sa avrebbe consultato i suoi per decidere se fare una mozione di sfiducia. La prima volta abbiamo dovuto aspettare 3 mesi per la loro mozione di sfiducia e in aula ce la siamo votati da soli perché neppure il centrodestra ha votato la sua mozione. La mozione del Movimento 5 Stelle è già pronta, la firmassero e andiamo in aula a sfiduciare questo presidente indegno. Questo presidente indegno che dice, sue testuali parole dal giornale, della Costituzione me ne fotto, qua arriverà un mare di soldi. Queste sono le sole vere ragioni del sì. Il potere, le clientele, l'utilizzo dei soldi pubblici per continuare a finanziare gli amici degli amici, le grandi opere, la sanità privata e così via. Lo dice Vincenzo De Luca e vale per Renzi e per tutti i suoi amici. Non ci credono neppure loro nelle ragioni del sì per una ragione semplice, perché non c'è una sola ragione valida. De Luca invita la clientela e cita anche come esempio fulgido di clientelismo tale Alfieri. Sono così tanti i condannati e gli indagati rinviati a giudizio che ci sono nel PD che l'altro giorno in un evento mi sono sbagliata, ho detto che questo signore era condannato per corruzione, è stato solo indagato e poi per scritto, però è stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale e a una serie di altre indagini, mi sono sbagliata tra un'indagine e una condanna ed un'altra. Succede anche questo quando si ha a che fare in un consiglio regionale con ogni sorta di reato. Allora io vi dico, da consigliere regionale, credo che nessuno meglio di noi possa raccontarvi la schiforma che è questa proposta di Renzi. Io vi dico che io, come tutti i miei colleghi in consiglio regionale, per cercare di onorare il mandato che voi ci avete dato votandoci e mandandoci a portare la vostra voce, cercando di fare bene il nostro lavoro, non abbiamo più neppure il tempo di respirare e di vedere le nostre famiglie. Mio padre va raccontando ai suoi amici che ha perso una figlia. E come possiamo andare a fare noi i senatori? Quando li facciamo i senatori? Dalle 2 alle 3 di notte? E verremmo distolti dall'unico lavoro per il quale voi ci avete votato, che è fare consiglieri regionali. Un'altra cosa. I consigli regionali, lo sapete, il Senato verrà composto, se dovesse passare questa schiforma, verrà composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. È statistica e matematica che questi siano la classe politica più corrotta del nostro paese. Nel Consiglio regionale della Campania, aprite il codice penale, ditemi un reato, ce l'abbiamo. Abbiamo voto di scambio politico mafioso ed era presidente della commissione anticamorra che abbiamo fatto dimettere. Abbiamo voto di scambio semplice, abbiamo il reato per falso in atto pubblico, abbiamo il reato di rimborsopoli, tutto quello che volete. Questa gente ve la ritroverete in Senato a godere dell'immunità. Vincenzo De Luca, quello che induce alla clientela e che frequenta più i tribunali che il Consiglio regionale, ve lo troverete in Senato a godere dell'immunità. Non ne possiamo più di questa gente. Se oggi queste persone che noi votiamo, le abbiamo votate, vanno lì e se ne fregano di voi, Vincenzo De Luca sta chiudendo gli ospedali della Campania e di Napoli. Avete voglia, va in televisione e dice
dice che non è vero, li sta chiudendo l'Annunziata, sta chiudendo il San Gennaro, sta negando il diritto alla salute dei cittadini campani. Abbiamo fatto anche una denuncia perché questa gente se ne frega pure dei malati di tumore, chiudono i ricoveri, chiudono le chemioterapie perché devono perseguire il loro disegno di favorire la sanità privata o gli amici degli amici che fanno i direttori di quell'altro ospedale. Questo è il modo in cui vi trattano. De Luca dice che vi devono prendere come dei burattini e portare in blocco a votare. Questo siete per la politica che vi chiede di andare a votare sì a questo referendum. E allora noi diciamo no, perché noi siamo cittadini e il primo articolo della Costituzione comincia così, che la sovranità appartiene al popolo. Noi siamo sovrani, loro sono i nostri dipendenti e allora quando non fanno quello per cui li abbiamo eletti, li mandiamo a casa, a casa. È per questo anche che bisogna votare no, oltre che per mille altre ragioni. Vi dicevano, vi dico questa cosa perché prima ho incontrato una signora che mi ha raccomandato di dirla. Una delle balle più colossali che vi raccontano è che una delle ragioni di questa riforma è il taglio dei costi della politica. Ve l'hanno anche spiegato gli altri che mi hanno preceduto. Se ci dovesse essere un risparmio, e mettiamo un grandissimo se, sarà di pochi 57 milioni di euro. Ce l'ha detto la ragioneria dello Stato. Ma se questo fosse stato il loro obiettivo, tagliare i costi della politica, avrebbero approvato la legge del Movimento 5 Stelle per dimezzarsi gli stipendi. Noi in Consiglio regionale della Campania siamo solo in 7 e in un anno abbiamo restituito ai cittadini 305.000 euro. Abbiamo portato in Consiglio una proposta di legge sul taglio dei vitalizi. Solo in Campania spendiamo 11 milioni di euro all'anno, anzi spendiamo 11 milioni di euro all'anno di vitalizi, gente che a 60 anni, dopo aver passato solo 3 anni nel Consiglio regionale, si prende vitalizi dai 2.500 ai 7.000 euro e noi lavoriamo una vita intera per avere pensioni da fame e dobbiamo pagarci pure l'APE, il mutuo, per prendere la pensione qualche anno prima. La nostra legge sul taglio dei vitalizi sta in un cassetto, non la toccano perché è radioattiva. Questa gente non si vuole tagliare lo stipendio, non vuole rinunciare ai suoi privilegi e vuole sciogliersi da quello che è il vostro controllo e il vostro voto. Vogliono essere liberi di fare quello che vogliono, di decidere tra di loro, di votarsi tra di loro e noi non conteremo più nulla. Io stasera vi voglio allarmare, il momento è gravissimo, non è che stiamo parlando di una legge qualunque che oggi la fai e domani la cambi, stiamo parlando della Costituzione. Se questa schiforma passa, dopo non riusciremo più a cambiarla, perché ci vorrà il voto della Camera e del Senato, e il Senato sarà del PD che già governa 15 regioni su 20, quindi non la modificheremo più e avremo le mani legate e i cittadini non compreranno più nulla. Si vogliono comprare il vostro voto per 57 milioni di euro. Il voto alle europee se lo sono comprati per 80 euro ad italiani, adesso il vostro prezzo è sceso, valete un solo caffè ad italiano e in cambio dovete consegnare la scheda elettorale per il Senato nelle mani dei partiti. Allora io dico, per cambiare questo paese non bisogna cambiare la Costituzione, che dal 48 è ancora inattuata, visto che dice che il lavoro è un diritto per tutti, la tutela della salute è un diritto per tutti. Per cambiare questo paese bisogna cambiare la classe politica che ci ha ridotto così, a partire da Vincenzo De Luca, che si deve dimettere o lo sfiduciamo in aula, se ne deve andare a casa, ci deve liberare da questo oltraggio perpetuo, perché la Campania merita molto di più di tutto questo. Grazie. Ah, vi presento, a proposito di schifezze che ha fatto questo governo, lo stesso che vuole mettere le mani sulla Costituzione, alcune insegnanti che fanno parte del comitato della scuola per il no. La buona scuola ha distrutto la scuola pubblica e adesso vogliono distruggere anche la Costituzione, quindi lascio a loro la parola. Buonasera a tutti. La scuola stasera è qui per rimarcarvi l'importanza di votare no e di far votare no, ma di attivarci tutti. Vi spieghiamo perché. Noi questa deriva autoritaria che vogliono imporre all'intero paese con la riforma costituzionale
noi docenti e tanti studenti che sono qui la stiamo vivendo in prima persona da un anno, dall'approvazione della nefasta legge 107 che, come tutte le nefaste leggi che ha fatto questo governo, hanno un bel titolo ma contengono qualcosa di terribile, e noi stasera vogliamo essere qui per spiegarvi cosa hanno fatto. Hanno trasformato la scuola pubblica italiana, definita dalla Costituzione laica, libera e democratica, l'hanno trasformata in un luogo di controllo del potere. Hanno trasformato la nostra scuola da palestra di democrazia vissuta a luogo in cui si producono sudditi e non cittadini. Vi voglio dare dei dati. I nostri ragazzi e molti di loro che sono qui presenti qualche giorno fa sono scesi per strada in tutti i comuni italiani. Non si vedeva da anni una partecipazione dei ragazzi tale. E va il nostro applauso va a loro, perché nei ragazzi e nei docenti sono disposti a piegarsi. Ma vi devo dire ancora un'altra cosa. A questi ragazzi fino al 4 dicembre è stato impedito di fare assemblee. Ma non solo. Tra qualche giorno noi docenti saremo sottoposti ad un piano di formazione nazionale obbligatorio. Perché questo? Vogliono indottrinare noi per indottrinare i ragazzi. I docenti sottoposti alla valutazione, alle punizioni e ai premi dei dirigenti, i quali sono sottoposti alle punizioni di un ministero. Ma la nostra Costituzione sancisce la libertà, l'arte e la scienza sono liberi come liberi ne sono l'insegnamento. Noi vogliamo dirvi ancora un altro dato, perché questo vi fa capire ancora di più come andrà a finire il nostro Stato. Vogliono trattare la cosa pubblica come se fosse affare privato, e queste non sono teorie, ce l'hanno già dimostrato. Le 100.000 assunzioni che stanno sbandierando in concomitanza per nascondere le nefandezze che ci sono dietro alla buona scuola sono state fatte senza una graduatoria pubblica. Se questo a Costituzione vigente è accaduto per dei posti pubblici, ma secondo voi cosa accadrà dopo? Cosa accadrà quando, con una maggioranza, secondo i loro piani, perché noi siamo qui per allarmarci e per sventarli, per impegnarci tutti molto più di quello che stiamo facendo. Secondo loro cosa accadrà? Che una tale maggioranza, con una tale maggioranza, Renzi, perché parliamo di lui, potrà annullare ogni organo di garanzia costituzionale. Ogni organo di garanzia costituzionale. Quindi questo vorrà dire che ci dobbiamo scordare la trasparenza e i posti di lavoro, sia pubblici che privati, perché poi logicamente se potranno controllare tutti i vertici unilateralmente, tutte le nomine pubbliche e private delle cariche, delle maggiori cariche dello Stato unilateralmente, perché non avranno più un presidente della Repubblica che sarà organo garante ma sarà il più fedele a Renzi, ma che cosa stiamo lasciando a questi ragazzi? Allora la scuola è qui per invitarvi a sovvertire lo stato delle cose, ad appoggiare i ragazzi e a dargli una risposta anche a casa. Continuiamo così, impegniamoci ancora di più. La situazione è urgente. Grazie. Signori, Alessandro Di Battista. Salve a tutti e grazie. Buon pomeriggio a tutti, buonasera e grazie, grazie anche laggiù. E a me, insomma, stiamo girando tutta l'Italia e mi piacerebbe, poi dal primo giorno che raccontiamo tutto quel che avviene in Parlamento, mi piacerebbe che ognuno di voi si trasformasse almeno per qualche ora in una mosca per poter svolazzare liberamente a Montecitorio. Si entra da Palazzo di Montecitorio, c'è una bella porta, ci sono due carabinieri, sempre ben vestiti, che si mettono sempre sull'attenti quando entra un deputato. Pensate, si mettono sull'attenti, si devono mettere sull'attenti
anche quando entra Luigi Cesaro, detto Gigino Porpetta, autista del boss camorrista, fondatore della nuova camorra organizzata, è Raffaele Cutolo. Purtroppo si devono mettere attenti, perché a 12 metri da dove siamo seduti noi c'è Luigi Cesaro. Poi si entra, ci sono due corridoi, a destra dove ci sono dei divanetti, a sinistra dove c'è la sala fumatori, e si arriva in un corridoio che si chiama Transatlantico. Da questo corridoio si accede alla Camera dei Deputati, ci sono due grandi porte e da lì si accede. Questo corridoio lo chiamano Transatlantico perché ci sono delle sculture, bassorilievi a forma di timoni, sembra proprio l'interno appunto di una nave, però lo chiamano anche il corridoio dei passi perduti o delle anime perdute. Si dice che chi ci cammina sopra poi dopo un po' inizia a perdere la sua anima. Vi posso dire che in tutti questi anni noi abbiamo assistito a quelli che vengono chiamati capannelli, cioè riunioni dei politici che si riuniscono in questo corridoio e parlano. Vi assicuro che io non li ho mai sentiti parlare di un problema dei cittadini, della disoccupazione giovanile, dei cinquantenni che perdono lavoro. E che cosa fa un cinquantenne che perde lavoro in questo paese senza il reddito di cittadinanza? Oppure dei piccoli imprenditori massacrati dalle tasse, come mio papà. Mio papà è un imprenditore, ha 70 anni, è massacrato dalle tasse. È uno di quegli imprenditori eroi, come ce ne sono in questo paese, che piuttosto che licenziare un dipendente si taglierebbero un braccio, e qualcuno addirittura si ammazza piuttosto che licenziare, proprio perché per loro licenziare un dipendente è come licenziare qualcuno che fa parte della sua famiglia. Non parlano mai dei problemi dei pensionati minimi, costretti anche magari in questa città a rovistare nella mondezza, perché con 440 euro di pensione minima non si campa. Non parlano mai di questo, perché sono cattivi, crudeli. No, io prima di entrare pensavo che fossero crudeli. In realtà non sono neanche cattivi, ci sono i delinquenti lì dentro, ci sono. Qualche settimana prima dell'estate è stato arrestato un senatore, Caridi, considerato dalla procura antimafia un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta. Senatore della Repubblica, è entrato con Forza Italia, poi passato con il nuovo centrodestra, poi in un altro partito politico, e lui ha votato tra l'altro la prima tranche delle riforme costituzionali. Ma il problema non sono neanche i criminali, e qualcuno c'è, ma le persone appunto che sono così distaccate dalle realtà che non riescono neanche più a pensare agli interessi dei cittadini. Parlano solo di correnti, di controcorrenti, di poltrone, di contropoltrone, di chi piazzo lì, chi piazzo in quell'ente, come posso rimediare questi voti, come posso continuare a stare lì tutta la mia vita, chi devo appoggiare, chi non devo appoggiare. Si occupano ora soltanto di legge elettorale, soglie di sbarramento, doppio turno, triplo turno, ma alla spagnola, alla francese, vediamo come fare, purché non vinca il Movimento 5 Stelle. Gli stessi democratici che oggi vogliono cambiare la Costituzione e ci dicono che cambiando la Costituzione ci sarà il paradiso in questo paese, che tutti i loro fallimenti negli ultimi 30 anni evidentemente sono stati colpa della Costituzione, sono gli stessi che oggi sono tutti concordi sul cambiare una legge elettorale che hanno fatto loro, che si chiama Italicum, perché si sono resi conto che potrebbe favorire il Movimento 5 Stelle. E noi abbiamo votato contro perché non garantiva al popolo italiano la possibilità di scrivere un nome e un cognome. E allora ci possiamo fidare di costoro se proprio loro cambiano le leggi elettorali ascoltando più i sondaggisti che le richieste del popolo italiano? Sono questi i personaggi. Io ormai li conosciamo molto bene, ripeto, sono così distaccati dalle realtà che neanche si rendono conto di quel che stanno facendo. Oggi tanti considerano queste riforme costituzionali uno schifo assoluto, però non possono andare contro il partito, perché se andassero contro il partito non verrebbero rieletti, o meglio, non verrebbero rinominati. È tutta questa la mafia, diciamo, che c'è purtroppo all'interno delle istituzioni, è questa. Esistono certamente, ripeto, i criminali, alcuni delinquenti, ma il problema sono quei politici, anche onesti, che non possono fare nulla per la collettività perché hanno le mani legate, perché se vanno contro il partito di riferimento, il partito di riferimento non li rinomina, e se non vengono rinominati dovrebbero trovarsi un lavoro. E costoro magari sono professionisti della politica, è tutta la vita che bazzicano prima le sezioni, poi consigli comunali, poi consigli regionali, poi il Parlamento della Repubblica con la speranza di fare il ministro, il sottosegretario, come se essere salutati dai carabinieri che si mettono sull'attenti, avere i privilegi, essere chiamati onorevoli, vedere che un comunicato stampa viene ripreso da un quotidiano, come se tutto questo per loro fosse sinonimo, non lo so, di successo, di felicità. A me quest'estate il tour che ho fatto con il motorino, ma
cambiato, nel senso io mi sono stato così bene, tra l'altro fuori anche da, ho rilasciato pochissime interviste, insomma è come se dopo i primi 3 anni anche molto duri, in cui era difficile staccarsi da tutta quell'ansia, quelle difficoltà, tutti quegli attacchi, è come se a me mi avessero messo nella giusta distanza. Io sto molto bene con me stesso. Oggi il Presidente del Consiglio mi ha attaccato con le solite menzogne e a me non mi ha fatto molto male, nel senso non mi interessa. Quando uno sta così a pace con la coscienza, fa il proprio dovere e viene riconosciuto da migliaia di cittadini in Italia, io sto così bene. Sto anche bene perché sto facendo il mio dovere, vi assicuro io, Roberto Figo, tutti i colleghi che ci sono qua, Luigi Gallo che vedo, ce la stiamo mettendo tutta. Servirà, non servirà, il 5 vinceremo, non vinceremo, io non lo so, vedo che la propaganda è molto forte, che tutti i giornali sono allineati, che oggi si fa, parlano esclusivamente di questa storia di Palermo e sappiate che per me è un orgoglio far parte di una forza politica che chiede in attesa dell'inizio di un processo su questa questione di Palermo, l'autosospensione dei possibili indagati. Sono fiero di far parte di una forza politica che chiede questo in riferimento a delle elezioni del 2012 dove nessuno è stato neanche eletto. Perché l'attenzione della stampa a noi ci ha sempre migliorato. Più la stampa è stata pressante con noi, ci faceva le pulci, più noi siamo anche cresciuti come parlamentari, come portavoce del popolo italiano. Gradiremmo soltanto che lo stesso identico atteggiamento lo aveste con tutti gli altri, perché in questo momento, quindi non chiediamo mai trattamenti di favore, per l'amor di Dio. Chiediamo soltanto che ci siano giornalisti capaci di andare ogni giorno sotto De Luca a dirgli le sue sono parole mafiose. Il suo atteggiamento è un atteggiamento mafioso, perché lei parla di voto clientelare, del voto di scambio che ha distrutto questo paese. Abbiate il coraggio per i vostri figli di andare da questi soggetti, ancor di più da Renzi, che giustifica parole mafiose, che giustifica atteggiamenti pseudomafiosi, che giustifica il voto clientelare, anzi oggi è riuscito a dire De Luca va preso da esempio. È evidente che queste parole Renzi le ha pronunciate per dedicarle a tanti altri amministratori e per chiedergli fate come De Luca, ci giochiamo il culo con questo referendum, dato che io l'ho personalizzato, borioso e arrogante quale sono, e oggi mi rendo conto di stare sui coglioni a tutti gli italiani. Diamo il massimo adesso, se serve il voto clientelare prendiamolo, perché ci giochiamo la nostra sopravvivenza politica, ci giochiamo questo, perché loro l'hanno messo in conto con domani il 5 Stelle potrà governare, dopo aver vinto a Roma, dopo aver vinto a Torino, l'hanno messo in conto, abbiamo tutti quanti contro, siamo la prima, la seconda, comunque più o meno la prima forza politica del paese, vi rendete conto quel che riusciamo a fare a costi ridottissimi, con un tour in treno, con questi mezzi, con le dirette Facebook, grazie che ci sono tanti collegati e condividete, che riusciamo a bypassare il sistema mediatico tradizionale, loro l'hanno messo in conto che noi arriveremo lì e noi non siamo perfetti, ma non c'è nessuno che ci ha dato i quattrini in campagna elettorale e ci può chiedere in cambio un favore, chiudete un ospedale come dicono quei ragazzi lì che protestano perché io ti ho dato i soldi e io sono un RAS delle cliniche private e mi devi avvantaggiare la sanità privata, quindi chiudi gli ospedali. Nessuno ce lo può chiedere a noi perché nessuno ci ha dato i soldi, perché siamo cittadini come voi che possono sbagliare come voi, cittadini che hanno deciso anziché espatriare, di cospirare e di entrare in queste istituzioni e di non abbassare la testa, perché io non gliela voglio dare vinta, non gliela voglio dare vinta. Che vogliamo noi? Vogliamo un reddito di dignità, un reddito universale, perché il reddito deve essere considerato diritto umano, perché negli ultimi anni 104.000 persone all'anno sono scappate dall'Italia, molti di loro sono stati giovani, molti giovani. Vogliamo un reddito di dignità, vogliamo la sanità pubblica, vogliamo la scuola pubblica, vogliamo i trasporti pubblici, crediamo fermamente nelle imprese private, tant'è vero ci tagliamo gli stipendi e comunica al Presidente del Consiglio che il 28 saremo nella sua Firenze a fare il Restitution Day, è invitato in piazza con noi, così potrà imparare che cosa significa tagliare i costi della politica. Vogliamo
l'impresa privata, questi soldi li destiniamo alla piccola e media impresa, però crediamo che sanità, istruzione, trasporti, acqua non siano merci sulle quali lucrare, ma diritti da garantire a livello costituzionale. Il problema è che questo è soltanto uno degli innumerevoli attacchi al diritto in sé. Se ci fate caso, negli ultimi anni ci hanno privato lentamente di tutti i nostri diritti. L'hanno fatto lentamente, perché se l'avessero fatto velocemente, ci avessero tolto tutti i diritti assieme, magari ce ne saremmo accorti, ci saremmo incazzati, ci saremmo organizzati, avremmo circondato pacificamente il Parlamento e li avremmo cacciati pacificamente. Ma no! Ci tolgono poco a poco i diritti, però nel momento in cui iniziamo ad alzare la testa ci danno il bonus. Nel momento in cui gli italiani iniziano ad alzare la testa, a non fidarsi più della stampa di regime, a verificare chi sono i proprietari di un giornale prima di credere agli articoli, a verificare esattamente i comportamenti dei giornalisti televisivi in questi talk show dove noi andiamo, continueremo ad andare, e non è facile perché ti interrompono ogni 3 secondi, mandano la pubblicità e a Renzi gli danno il microfono e gli fanno dire tutto per 20 minuti. Oggi che i cittadini si stanno rendendo conto che scendono in piazza e non, noi non vi promettiamo fritture di pesce, per l'amor di Dio, oggi che è questa la situazione, che fanno? Privano il popolo italiano dell'ennesimo diritto, nello specifico quello di votare i senatori, facendola sporca, perché noi la Costituzione la vogliamo cambiare, vogliamo togliere l'immunità parlamentare, vogliamo togliere il pareggio di bilancio in Costituzione per dare ai popoli sovrani la possibilità di intervenire realmente in economia, vogliamo inserire strumenti di democrazia diretta, perché in tutto il mondo si va verso la direzione della maggiore partecipazione, referendum propositivo senza quorum, obbligo di discussioni delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, vogliamo inserire l'obbligo di dimissioni per tutti i politici che entrano con un partito e vanno con un altro, devono andare a casa, vogliamo fare tutto questo. Sappiate che qualora dovessimo vincere, come lo spiegavano prima i nostri colleghi, dovessimo vincere alla Camera, in Senato non avremo questa maggioranza, perché secondo i calcoli che abbiamo fatto, se passassero i sì, magicamente, senza voto da parte del popolo italiano, il PD avrebbe circa il 60% dei senatori, pur avendo circa il 30% dei consensi, e il 5 Stelle avrebbe più o meno gli stessi senatori del nuovo centrodestra, il partito di Alfano che ha più indagati che elettori. Così, il giorno dopo, l'hanno fatto apposta. Si sono di fatto blindati da possibili cambiamenti che vanno contro i loro interessi, contro la partitocrazia a vantaggio della collettività. L'hanno fatta sporca e per farci abboccare ci hanno dato il contentino, come la carota. La carota vota che ti elimino qualche senatore, ti riduco un po' di costi, e tanti per cambiare, per disperazione magari diranno sì, quando veramente il no oggi è un no meravigliosamente politico. Ma io vi faccio una domanda semplice. Ma se gli stessi soggetti che appunto ci hanno tolto tutti i diritti negli ultimi 30 anni, ovvero i ladri che ci sono entrati in casa e ci hanno derubato dentro casa negli ultimi 30 anni, oggi venissero a dirci: ehi, io ti ho rubato a casa negli ultimi 30 anni, è vero, però oggi io ti cambio la serratura di casa, tranquillo, le chiavi le tengo io, e cambiandoti la serratura, tenendoti le chiavi, ti prometto che non ti ruberò più. Ma ci crederemo a questi soggetti? Sta avvenendo questo. Allora questo voto è un io non ripeto, non so come andrà. E noi ci stiamo impegnando tanto e stiamo seminando sperando di raccogliere, e l'unica cosa che vi garantiamo è che non avremo rimpianti, che arriveremo al 4 con la certezza di aver dato tutto il possibile, di aver girato tutto il paese, di essere stato nelle televisioni, di aver fatto le dirette, di aver parlato con tutte le persone anche quando siamo stanchi sui treni regionali. Qualsiasi cosa facciamo e faremo, e non avremo alcun rimpianto. Poi basterà, non basterà, non lo so, perché il sistema è molto forte, è molto incancrenito. C'è voto clientelare, c'è voto di scambio, c'è povertà, e tanti cittadini poveri si vendono un loro voto proprio perché non credono più a nulla e a nessuno in cambio di una frittura di pesce. Sì, ci sono purtroppo cittadini in questo modo, ed è per quello che dobbiamo convincere soprattutto gli indecisi, coloro che pensano che oggi astenersi sia una forma di protesta. Oggi astenersi è il più grande regalo che si può fare proprio a quelli che ci hanno impoverito negli ultimi 30 anni. E vi chiediamo una mano, perché di più non possiamo fare, di più fisicamente non possiamo fare.
vi chiediamo una mano, di andare a parlare con le persone, di spiegargli chi sono i reali mandanti delle riforme costituzionali, che sono quelle banche d'affari che potranno lucrare sui diritti che volta a volta potranno privatizzare, perché ci sono dei diritti che sono garantiti, ma se diventeranno delle merci, qualcuno ci guadagna, qualcuno sulla riforma Fornero ci ha guadagnato, e sono le banche che magari oggi vengono appunto tirate in ballo per chiedere dei prestiti per far andare in pensione le persone, o sono le compagnie di assicurazione private che guadagnano nella distruzione appunto della pensione pubblica, perché il cittadino deve andare in pensione e si rivolge al privato, nella distruzione della sanità pubblica c'è chi guadagna, e sono i RAS delle cliniche private, stranamente alcuni di loro finanziano le campagne elettorali di Renzi, lo capite che allora il problema è solo questo, quello della nomina. Perché nel momento in cui tu sei un senatore che dipendi dal popolo italiano puoi fare bene e puoi fare male, ma se tu sei un senatore che dipendi dalla nomina del partito farai soltanto quel che ti chiede il partito, non farai gli interessi del popolo che di fatto non ti elegge, ma farai e rispetterai gli ordini del partito, altrimenti non ti rimetterebbe appunto nelle istituzioni. E oggi che cos'è il partito politico? Non è più quello di 20 anni, 30 anni, 40 anni fa. Oggi è una banca il partito politico, un SPA, una società per azioni i cui principali azionisti sono i principali finanziatori che finanziano il partito politico e poi chiedono qualcosa in cambio. Il partito politico promette qualcosa in cambio e ordina ai loro nominati l'approvazione di una legge che va a favore del finanziatore. E infatti negli ultimi anni, per esempio, sono stati licenziati tanti decreti salva Ilva, ma nessun decreto salva cittadini di Taranto, e scopri che nel 2006 Riva, il patron dell'Ilva, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Gli diede a Berlusconi 240.000 euro, a Bersani 98.000 euro, legalmente, non era un finanziamento illecito. Che gli interessava a lui? Finanziare tutti, tanto chi vince vince, è essenziale che poi fosse appunto approvato quel decreto. È questa! Ma possiamo ancora parlare di destra e sinistra in un paese dove la destra ha creato Equitalia che massacra le piccole imprese e la sinistra ha abolito l'articolo 18, ha istituito il Jobs Act, il contrario, il mondo rovesciato. Oggi la battaglia è tra cittadini sovrani che si informano, che si fanno il mazzo, che decidono di dedicarsi alla politica anche se alle volte è frustrante, perché schierarsi è frustrante, perché ti viene il sangue amaro, il fegato amaro, perché vorresti a un certo punto scappare, andartene via, perché non li sopporti più, perché dici ma io qua sto lasciando gli anni miei più belli, le energie più belle, sto rinunciando a alcune relazioni, ai miei amici che non vedo più, alla famiglia che non vedo più, ma schierarsi è anche bello! Perché ti fa camminare a testa alta, ti fa vedere allo specchio a testa alta. Schierarsi è quello che vi chiediamo di fare, perché c'è un'elite che si vuole appropriare dei nostri diritti, e l'elite sono le banche d'affari, le compagnie di assicurazione, i Marchionne, l'ambasciatore americano, tutti stranamente a favore di queste riforme costituzionali. Da un'altra parte c'è un popolo che non può più essere diviso tra destra e sinistra. Oggi la battaglia è tra cittadini che chiedono sovranità e elite che pretendono di comandare, di continuare ad arricchirsi sui nostri diritti. E schierarsi è un obbligo. Chi non si schiera in realtà si è già schierato dalla parte del malaffare, dalla parte dell'ingiustizia, dalla parte dell'immoralità. Grazie. Lascio la parola a un collega che stimo tanto, perché è l'anima di questo movimento. È un vostro concittadino, Roberto Fico. Grazie a tutti. Viva Napoli, viva la Campania. Dateci una mano da qui. Sì, sì, Roberto Fico, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, veramente grazie per essere venuti qui questa sera, grazie per stare con noi in piazza. C'è una cosa che ogni volta che parlo a Napoli e che siamo a Napoli io voglio trasferire e voglio dire, al di là di ogni retorica. Quando 10 anni fa iniziamo questo percorso con i Meetup, che poi si tramutò in Movimento 5 Stelle, nasceva da un bene profondo che noi vogliamo, io voglio a questa città, che è la mia città, e lo voglio dire con forza, perché il bene che
voglio a Napoli, che vogliamo a Napoli con i consiglieri comunali, con i consiglieri municipali, con gli attivisti e le persone che partecipano a questo movimento, è davvero un bene infinito e vorremmo risolvere ogni tipo di problema e vorremmo prendere finalmente questo toro a Napoli per le corna, per cercare di risolvere tutto, di mettere in sicurezza le persone che stanno male, di mettere in sicurezza i quartieri, cercare di vivere una vita migliore in questa città che amiamo e che è davvero meravigliosa, che lascia sorprese e ti incanta ogni volta che ci passeggi, ovunque. E oggi qui io vi voglio dire che c'è un sogno che è già realizzato. Abbiamo i ragazzi che stanno lottando per l'ospedale San Gennaro per non farlo chiudere, abbiamo i lavoratori di Alma Viva che stanno passando dei giorni che sono tragici, abbiamo gli insegnanti che sono venuti qui, avete ascoltato. E siamo qui senza un centimetro di distanza, senza nessun tipo di scorta. E questo era un sogno che volevamo realizzare già nel passato. Ci dicevamo, ma immaginate che bello sarebbe se un giorno i parlamentari di questa Repubblica possono andare in piazza senza nessun tipo di prosopopea, auto blu, senza nessun tipo di atteggiamento di alcun tipo dove il parlamentare è distante dal cittadino. Dovevamo riuscire a far sì che le istituzioni tornassero ai cittadini, i cittadini tornassero alle istituzioni. E oggi qui a Napoli, senza alcun tipo di distanza, senza una transenna, senza scorta, senza auto blu, senza niente, stiamo dando un segnale di civiltà a tutti, a tutti. E questo è stupendo, è stupendo, è un sogno che è già realizzato. E se abbiamo realizzato questo sogno che sembrava impossibile perché nessuno ci diceva che noi saremmo entrati in Parlamento, tutti ci davano a zero in Campania, ci davano in zero a Napoli, in Italia, dicevano fatevi un partito, fatevi un movimento, tanto non riuscirete mai a fare niente. E giorno dopo giorno abbiamo costruito un'idea, abbiamo costruito un progetto, abbiamo costruito una strada e l'abbiamo fatto tantissimo in questa città, con il cuore, con la passione, con la competenza di coinvolgere tutte le persone. E oggi la partecipazione pubblica al Movimento 5 Stelle è stupenda e deve diventare la partecipazione pubblica allo Stato, perché noi dobbiamo ridiventare Stato, capire che cos'è lo Stato, e ognuno lo trova dentro di sé questo Stato e allora può combattere insieme agli altri ogni giorno, anche per questo referendum. E questa città, vi assicuro, che ha dato un grande esempio in Italia sui meetup e sul Movimento 5 Stelle. Io non finirò mai di ringraziare tutti. Abbiamo questa piazza, non so se ve lo ricordate, non so chi c'era, abbiamo fatto il giorno del rifiuto, il Munnezza Day, durante la crisi dei rifiuti in questa regione che era stata perpetrata dai partiti politici perché si sono girati da un lato e dall'altro, senza mettere la situazione al centro dell'attenzione e facendo gli affari con la camorra e con gli imprenditori che dal nord sversavano i rifiuti al sud e poi ci dicevano che noi eravamo il problema quando non mettevano 2 lire per la raccolta differenziata e hanno costruito un inceneritore che non serve a niente e a nessuno, affossando Acerra e tutte le zone limitrofe attorno. E questo ha fatto il Partito Democratico in questa regione, e questo ha fatto Caldoro, e questo sta facendo De Luca. E allora siamo sempre attenti, perché qui ci hanno sfruttato, ci hanno usato, hanno abusato delle nostre campagne, delle nostre terre, hanno abusato della nostra città e hanno abusato di noi stessi su tutto. Ci hanno raccontato una storia e invece era un'altra storia. E allora la criminalità qui è collegata alla politica sempre, e la politica è collegata a un certo tipo di impresa, e il certo tipo di impresa è collegata alla finanza. E questo blocco, che è un blocco sociale, non permette a noi di svilupparci come meritiamo, come vogliamo, da cittadini liberi. E lo voglio dire che in questa città c'è un'umanità, una competenza, una professionalità, delle intelligenze che ci invidia tutto il mondo, tutto il mondo. Abbiamo un'università che è un'università meravigliosa, storica, abbiamo giurisprudenza, il Politecnico di Ingegneria, abbiamo l'Orientale, abbiamo delle capacità e delle competenze che sono meravigliose, andrebbero solamente fatte esplodere, messe in sicurezza e a struttura, dove un ragazzo qui, se ha un'aspettativa, ha un sogno, lo può realizzare se vuole nella propria città, perché è una città meravigliosa ed è quello che stiamo cercando di costruire all'interno del Consiglio Comunale quando lottiamo qui nelle strade e nelle piazze da circa 10 anni senza mai aver mollato un attimo. E quando tu non molli, arrivi a poter realizzare una serata come questa, con 4 spiccioli, con le donazioni, senza
senza nessun tipo di scorta, di transenna, a lavorare e partecipare insieme alla vita pubblica. E allora oggi vi diciamo esclusivamente di votare no a questo referendum. Magari voi già lo sapete, già conoscete la riforma bene, ma è impossibile votare una riforma dove ti viene levato un diritto. Tu voti la riforma, però non puoi più votare il Senato. Se voti sì, tu non puoi più votare il Senato della Repubblica. E se non voti però, il Senato della Repubblica rimane Senato della Repubblica, con i costi, con le leggi, perché può intervenire nelle leggi, può intervenire nelle leggi europee, nelle leggi di bilancio, può chiamare a sé le leggi dalla Camera e portarle al Senato. Quindi esisterà, sarà lì, ma non lo possiamo più votare. E quando ci levano un diritto, dobbiamo sempre chiederci a chi passa questo diritto. E passa ai partiti politici che nelle stanze segrete dei consigli regionali potranno votarsi i loro senatori. E i consigli regionali sono come quelli che avete sentito, con De Luca che ha un atteggiamento mafioso e che lavorano solo sulle clientele. E oggi tu, la camorra, le mafie, la politica, la mala politica, la sconfiggi con un atteggiamento sano. Lo sconfiggi qui, questa sera noi stiamo sconfiggendo De Luca, la camorra, Renzi. Questa sera qui noi sconfiggiamo queste cose, perché l'atteggiamento è diverso, è un atteggiamento che è sano. Tu devi avere un atteggiamento dell'anima che è diverso. Allora non ci avevamo bisogno di ascoltare De Luca in segreto, che l'hanno registrato, perché noi sapevamo già come ragionava De Luca, sapevamo già come ragionavano i sindaci che fanno riferimento a De Luca. Quella è la vecchia politica, quella che stiamo combattendo e quella che ci ha portato in questa condizione. O sbaglio? È quella che ci ha portato. Allora non avevamo bisogno di ascoltare questa sorta di intercettazione. Era già sotto gli occhi di tutti il modello di lavoro di queste persone. E allora noi dobbiamo provare a votare no in tutti i modi, con tutta la forza, e divulgare questo messaggio. Perché non è possibile che i consiglieri regionali diventano senatori della Repubblica, e non è possibile che i sindaci diventano senatori della Repubblica. Ma voi immaginate il sindaco di Napoli, di Roma, di Milano, ma anche di un piccolo comune, che deve fare il doppio lavoro, il doppio incarico, deve arrivare in Senato, cercare di comprendere la legge di bilancio, di stabilità, poi tornare magari a Napoli e c'è l'emergenza di ogni tipo, magari c'è stato il terremoto come c'è stato, devono lavorare a quelle emergenze, ma devono venire anche in Senato a lavorare. È una pazzia il doppio incarico, il doppio incarico che noi combattiamo da sempre, il doppio incarico che il rottamatore, quando faceva finta di essere il rottamatore, combatteva anche lui. E io vi dico una cosa, che quando si cambiano i concetti durante il percorso politico, quando si dice è il momento che lo richiede, è il compromesso di questo periodo storico, lo dobbiamo fare, quindi cambi quello che avevi detto prima, hai perso la tua onestà intellettuale, quindi sei disonesto, e quando perdi la tua onestà intellettuale in politica, in Parlamento, hai perso tutto, tutto. Ed è per questo che noi rimaniamo coerenti con noi stessi, che andiamo avanti anche quando sembriamo un po' ottusi, che non facciamo compromessi, che vogliamo che le cose arrivino in quel modo e con quell'atteggiamento. Perché se facciamo un compromesso al ribasso è finita, abbiamo chiuso anche noi, la disonestà intellettuale non può entrare nel Movimento 5 Stelle. Questo è fondamentale. E allora dobbiamo continuare su questa strada, in questo modo, con questa modalità, perché è la modalità unica che ci appartiene. Vi voglio raccontare una cosa, giusto per dire, ma vi rendete conto chi ci propone questa riforma? Conoscete Alessia Morani del Partito Democratico, segreteria generale del Partito Democratico, va in TV e dice c'è uno strumento che molti di voi non conoscono, si chiama prestito ipotecario, ovvero lo voglio diffondere questo strumento. Il prestito ipotecario è lo strumento per cui un pensionato che ha la pensione minima di 500 euro al mese va nella banca vicino casa, la filiale sotto il palazzo, e si ipoteca la casa per avere un po' più di pensione al mese. Quando poi il Movimento 5 Stelle va in Parlamento e propone la mozione per aumentare le pensioni minime e abbassare quelle massime, tipo Dini, tipo D'Amato, a 30-40 mila euro al mese, la Morani, il Partito Democratico, vota no. Quindi dicono ai pensionati, noi dal Parlamento non vi facciamo nessuna legge a favore, ma dicono alle banche, andatevi a prendere le case dei pensionati. Questo è il Partito Democratico. Queste persone sono coloro che ci propongono la modifica della Costituzione. E allora è chiaro che un no grande come una casa, è un no che... È un no
perché ci vogliono limitare la democrazia. La legge di iniziativa popolare, in questa piazza sempre abbiamo raccolto le firme per far sì che l'acqua in questo paese fosse pubblica, con la legge di iniziativa popolare sull'acqua, 50.000 firme raccolte e portate in Parlamento. Se passasse la riforma della Costituzione sarebbero 150.000 firme raccolte in Parlamento. Quindi vogliono mettere i blocchi alla democrazia, i blocchi alla partecipazione, perché la paura più grande è che noi comprendiamo il gioco, la paura più grande è che noi smascheriamo il meccanismo e che ognuno acquisisce la consapevolezza di come funziona il gioco. E quando abbiamo compreso bene come funziona il gioco, lo possiamo combattere, lo possiamo cambiare, lo possiamo trasformare. E oggi noi siamo in un periodo di trasformazione, e in trasformazione l'Italia, in trasformazione il mondo. Abbiamo visto la vittoria di Trump, la vittoria di Brexit, ma perché? Perché c'è un'informazione e gli intellettuali da quattro soldi che si sentono i radicashilk intellettuali e che pensano sempre di avere ragione, alla Scalfari, che pontificano dalle colonne dei loro giornali perché sono chiusi nei loro salotti e non vedono più cosa si muove nella società, e allora descrivono un mondo che non c'è più, e poi vince Trump. E poi vince Trump e si chiedono perché. E così ha vinto il Movimento 5 Stelle nel 2013 e ancora si stanno chiedendo il perché. E quando andremo al governo staranno ancora scrivendo che c'è qualcosa che non ha funzionato nei loro giornali, nelle loro redazioni. Io vi dico che il giorno più importante del Movimento 5 Stelle, che ancora non c'era, era il giorno del V-Day 1, quando abbiamo portato in piazza a Bologna 50.000 persone, in piazza Dante, in piazza dei Martiri, c'era la fila dalle 9 per firmare due mandati. Andate a casa, la nuova legge elettorale, vi ricordate? E perché quel giorno fu importante? Perché non fummo accompagnati dall'informazione di questo paese, non fummo accompagnati dai partiti, non fummo accompagnati dai sindacati, e per la prima volta le persone si auto-organizzavano tramite la rete, e quel giorno è stata data la prima mazzata alla colonna del potere, che è in mezzo all'informazione e alle organizzazioni politiche e sindacali. Da soli, ognuno, ogni cittadino è sceso a firmare e si sono svegliati in un nuovo mondo, e quel nuovo mondo sta continuando e non è ancora finito. Oggi vogliono farci addormentare con la riforma costituzionale per prendersi tutto il potere. Io penso che il 4 dicembre e il 5 dicembre noi ci sveglieremo con una grandissima notizia: vincerà il no, avremo tutte le televisioni con la vittoria del no, e faremo una grande festa sotto Palazzo Chigi, già ve lo preannuncio, tutti insieme, e ce lo tiriamo pacificamente giù, giù, giù. Forza, forza Napoli, forza, oggi è la mia città, sono contento di essere qui, davvero forza e coraggio a tutti, siamo sulla strada giusta.